abbiamo fatto questa cosa e siamo riusciti a capire che veramente non rispondeva nessuno perché abbiamo chiamato noi in prima persona queste unità di crisi, diciamo, e quindi non avendo risposta, quindi noi facevamo da tramite alle persone, quindi questa opportunità ci ha reso ancora più, tra virgolette, famosi perché non abbiamo fatto un programma così di avere solo telefonate in diretta, ma proprio per aiutare le persone. E abbiamo avuto dei risultati perché tantissime persone hanno poi riscontrato la nostra chiamata. Io ricordo ora, ce ne sono stati tantissimi, un signore di Bovillernica che era insieme alla sua moglie, ovviamente invalido, non riusciva a far venire nessuno per far pulire il tetto della casa, aveva paura. Siamo riusciti a contattare i carabinieri ci hanno richiamato noi, li abbiamo mandato in diretta e il giorno dopo abbiamo saputo che questa casa è stata liberata. Questo è un caso, È poi ce ne sono tanti soltanto un altri. esempio, perché ce ne sono stati veramente tanti, ma anche persone che semplicemente telefonavano perché, e dicevano di avere la radio come una compagnia, diciamo, Sì. un qualcosa che li rassicurava, no? Gli dava l'idea di stare a contatto con qualcuno perché la combinazione telefono-radio praticamente li faceva sentire, sì, li rassicurava. Sì, io dico l'ultima cosa, dopo passo la parola ai miei colleghi. Io sono stato anche, diciamo, in prima persona in questa crisi dell'elettricità, perché anche la casa della mia ragazza era senza elettricità, quindi ho passato anche io una giornata buona lì. L'unica fonte di salvezza era o la candela o la radio. Quindi l'unica cosa era questa, quindi penso che tante persone hanno rispolverato veramente la radio e l'hanno riscoperta, quindi ci Certamente. siamo contenti. Senti, tu quando parli di editore della radio, di Radio Divina FM 103.7, Sì, di chi parliamo di parli? Don Giuseppe Vanfarillo, che ovviamente 30 anni di Radio Comunità insieme a tante persone, poi ovviamente ha tirato avanti la nave da sola e si è ritrovato nel 2008 insieme a me, Armando e Giorgio, che abbiamo rifatto un po' tutto quanto e siamo riusciti a farla diventare radio. Oh, io capisco il tuo sfogo per quando dici che Radio Divina non è la radio di Alatri, ho capito perfettamente e credo, anzi sì, sono convinto che anche chi ci ascolta abbia capito il senso delle tue Sì, sì, parole. sì, sì. Però attenzione, Radio Divina è in fondo una continuazione della radio comunità, no? Sì, Perlomeno la radio ovviamente dà sempre un occhio di riguardo al comune di Alatri, però ecco. No, ma comunità era intesa da Don Giuseppe Fanfarino, Don Peppino, Sì. molto più famoso, chiamato amichevolmente Don Peppino, no? È molto più, diciamo, ha sempre tenuto questo nome della comunità proprio perché lui è un sacerdote, quindi dice ancora la messa su Radio Sì, Divina. Ecco. c'è ancora la messa, non abbiamo rivoluzionato un po' tutto, diciamo Certamente, comunque, però ma comunque le basi sono quelle solide che ovviamente il nostro editore, Don Giuseppe, ci ha fatto tenere. Noi siamo stati anche partecipi di questa cosa perché come radio vogliamo prendere tutti, quindi dagli anziani ai piccoli, ai giovani, a chi lavora, a chi si vuole fare pubblicità e a tutti quanti. Quindi dalla mattina già cominciamo con le preghiere, i rosari e poi man mano si va avanti con la musica selezionata a mestiere, quindi la mattina con un certo tipo di musica, pomeriggio con un altro e la sera poi è per i veramente ragazzi. una radio Quindi completa, ve lo posso assicurare, perché appunto non c'è la parte religiosa, diciamo, cura, sì. diciamo, l'aspetto religioso proprio grazie a Don Giuseppe e Don Peppino, anzi, e che cosa succede? Ma una cosa che mi è ritornata alla mente, perché sono tantissimi anni che Don Peppino praticamente ha questa radio prima comunità, no? E allora una cosa alla quale è sempre tenuto, oltre chiaramente a queste liturgie, no, via etere, praticamente al suo notiziario. Sì, Praticamente lo fa da 20, da da 20, da 30, 30 anni. 30 anni. Ed era disperato in questi giorni per quando non riceveva il giornale, perché non Sì, poteva fare questo notiziario. è E vero. io, quando sono stato negli studi, ho visto che veniva continuamente a raccomandare, dicevo, ricordatevi di mandare alla solita ora quello che è il mio notiziario. Sì. Veramente, ecco, mi piace ricordare questa
questo aspetto di questa figura di Don Giuseppe Fanfarillo, che veramente questa è la stessa, è la stessa figura ovviamente di Antonio Fiorenza, che non molla sì, mai, l'equivalente anzi, televisivo, diciamo, di Rigo. Vogliamo ringraziare di questo, e vogliamo ringraziare per questo spazio. No, perché comunque dobbiamo veramente fare due statue a questi signori, sia Don Giuseppe che Antonio Fiorenza, che in questi anni ovviamente le difficoltà ci sono comunque veramente, speriamo più in là possibile, ma dobbiamo ricordarli come due pilastri dell'informazione, non solo di Aradri ma anche della provincia. Lo sono e continueranno a essere per moltissimo altro tempo ancora. Perfetto, e quindi l'hai già anticipato, vuoi cedere la parola ai tuoi amici, perché voglio anch'io presentarli. E parlando di editore, abbiamo detto per Radio Divina Don Giuseppe Fanfarillo, ma al mio fianco c'è Armando Poletta. Esatto, buonasera a tutti i telespettatori, grazie per l'opportunità che ci date. Che ti posso chiamare anche a te editore, Armando? Perché sì, da un certo punto di vista sì, se non altro, ma non mi riferisco nemmeno alla radio, ma alla pubblicazione che tu hai curato per moltissimi, per quanti anni lo sai? Due anni, tre anni? Sono stati tre anni. Per tre anni tu hai curato, eri l'editore di La Città News. La Città News, il giusto? Free Press, sì, di Alatri, esatto. Il Free Press, esatto. di Alatri, che però da qualche mese, diciamo, non è più... No, da qualche mese non viene più diffuso. No, non ho più diffuso, perché ecco, ci siamo concentrati su questa avventura della radio, e niente, è un'avventura, insomma, più stimolante rispetto a quella della carta stampata, però mai dire mai, non si sa mai, insomma, anche perché adesso la macchina comincia ad andare da sola, quindi probabilmente potremmo ritornare, perché anch'io curavo qualche rubrica sulla tua rivista, oltre a fare adesso... Potremmo ritrovarla in edicola e gratuitamente, poi certamente, la cosa un giornale... i cittadini preferiscono. Certamente. Senti, però ecco, riguardo, tu hai, diciamo, condiviso con Fabio questa esperienza che... sì, sì. Di questa emergenza neve. Sì. Ecco, che cosa... parlane liberamente, vediamo. Ma, guarda, a me lascia nel disastro che ha creato, insomma, questa neve, ha lasciato un buon ricordo, soprattutto perché ci ha consentito di essere quel filo conduttore che va dalle persone semplici, normali, che stanno a casa, alle istituzioni. E ci ha voluto, diciamo, un blackout di pochi giorni, proprio per far risaltare la distanza che c'è tra le istituzioni e il cittadino semplice. Il fatto comunque sia di aver ricevuto migliaia di telefonate, di messaggi, di sms, fa capire proprio quanto il cittadino sia distante proprio dalle istituzioni e quanto le istituzioni si ricordino del cittadino proprio all'ultimo momento. Il fatto, insomma, che chiaramente durante questo blackout nessuno poteva prevedere la cosa, però il fatto che comuni non rispondano al telefono, oppure che abbiano una linea isolata e quindi tu sei tagliato fuori, questo non è ammissibile. Il fatto poi, chiaramente, molte persone se la sono presa con i sindaci, è chiaro, altri le hanno difesi, però la parola d'ordine che deve rimanere scolpita nella mente da questi giorni in avanti è quella della prevenzione. Bisogna prevenire questo tipo di calamità e questo tipo di incidenti, perché alla fine, come ci ha detto una signora ad una delle migliaia di telefonate che ci hanno fatto, in fin dei conti sono caduti 50 centimetri di neve, non la bomba atomica. Certamente. Questo è importante, insomma, è importante. Ma il fatto poi, chiaramente, noi abbiamo chiamato tutte le amministrazioni, tutte no, perché chiaramente per quanto riguarda l'FM noi copriamo una trentina di comuni, e quindi noi abbiamo chiamato le amministrazioni che coprivamo, e i disagi insomma si sono verificati proprio su quei comuni più grandi che dovevano tutelare meglio il cittadino, che sono il comune di Ceccano, di Frosinone, poi chiaramente c'è stato anche Ferentino, la stessa Alatri, Veroli. Ce lo spiegherai anche meglio, però io proprio questo è anche lo scopo, un po', voglio dire, oltre a quella di darvi, anche io personalmente, di contribuire a darvi un riconoscimento ufficiale per questo servizio che avete svolto. L'ho detto tante volte, voglio la medaglia, voglio andare in giro. La medaglia. Ecco, tra l'altro un'altra cosa molto bella è stato anche questo un po' scherzare, che c'è questo clima di
amichevole che si è instaurato con i vostri ascoltatori, sì. E quindi ecco, proprio da lì si è dato aiuto in tutti i sensi, sì, sia dando attenzione ai numeri utili, no, diffondendo, certo. Sia diciamo, facendosi portavoce di molte di queste segnalazioni, proprio perché magari le persone, avete capito che le persone provavano e non riuscivano, e sia, ecco, con questo poi scherzare, permettere, no, di parlare, ecco, la signora che diceva che gli davate compagnia, e tutta una serie di cose, che pure chi recitava magari la poesia, no, la chi poesia, parlava, cioè, chi raccontava qualche aneddoto, le ricette, chi tutto, tutto. Chi ecco, bravo, perfetto. Sì, adesso perfetto. Oggi li chiamano community, tutto no? Questo, certo, tutto, oggi li chiamano tutto community, questo gradualmente, chiaramente man mano che la emergenza diventava meno emergente, diventava meno drammatica, no? Quindi man mano che la cosa, diciamo, si stava... Anche perché dopo quattro giorni la gente cominciava ad abituarsi al disagio. Oltre quindi... a questo, a me quello che interessa è proprio la riscoperta della radio, proprio nelle emergenze. E mi spiego, perché me l'ha spiegato già Fabio, ma vorrei che lo spiegassi anche tu ai nostri telespettatori. È stato possibile fare questo servizio perché... perché c'è una radio, ci sono degli studi, c'è un ripetitore che ripete il segnale, però è ovvio che nel nostro piccolo, diciamo, nel piccolo, perché Radio Divina non è una grossa emittente, hai detto tu stesso, copre 31 comuni, diciamo, ha un'area diciamo, limitata rispetto magari ad altre emittenti, network. Che cosa però sarebbe bastato, no, per rendere inutile tutto questo? Anche noi una mancanza di energia elettrica, no? Perché l'alimentatore, come si chiama, il generatore interno permette un'autonomia per gli studi, che so, di 30 minuti, sì, esatto. Un'ora. Il ripetitore, no, se non ha il generatore di corrente attrezzato, magari ti permette lo stesso autonomia. Allora che cosa, non solo, ma questa limitatezza, nel momento in cui si scopre che c'è un nucleo, no, attivo, no, che sta facendo un determinato tipo di servizio, che cosa poteva succedere? Che potevano altri fare da ripetitore del vostro segnale. Beh, chiaramente, vero? Certo. È certo. Vero, ecco. E quindi praticamente certo. Si poteva fare in diversi modi. Tutto questo, se fosse stato congegnato, diciamo, no, preventivato da una unità di crisi, parlo di un'autorità che gestiva un'unità di crisi, poteva veramente diventare un servizio certo. Indispensabile, indispensabile, utile a moltissime più persone. Anche stava se, precettare la ecco, cosa con delle, con delle, e quindi ecco, io vorrei che si inserissero nei piani di emergenza, perché non è solo la neve, può succedere in piano di emergenza, può riguardare anche un blackout come c'è stato in Italia credo un paio di anni fa, 2009 mi sembra, un blackout sì nel 2008-2009, perfetto, quindi in quel caso ecco, un mezzo di comunicazione, perché una volta lo erano i baracchini. E baracchini, e anche stavolta lo sono in parte stati, ma i baracchini per le comunicazioni tra autorità, diciamo, no? Tra, sì. Ecco, posso io, però per far arrivare a chi ha il baracchino quella notizia servono altre cose, non devono avere, mentre la radio praticamente arrivava a tutti coloro che bastava un emittente e qualcuno con una radiolina oggi anche con i telefonini che ti permettono di ascoltare la radio praticamente, no? Quindi diventa un qualcosa veramente che può servire in questi casi, però ecco, fatta questa precisazione vorrei che parlassi proprio di queste quello che stavi dicendo, quali sono state le amministrazioni che praticamente più sensibili e quelle meno sensibili.